Luigi Fumagalli, a cui cedo la parola con la preghiera sempre di rispetto ai 15 minuti, con qualche minuto di recupero abbiamo concesso a Michele Vellano. Grazie. Benissimo, grazie. Ho anche il privilegio di poter sbirciare direttamente sul cronometro utilizzato dal coordinatore e quindi posso anche avere questo vantaggio o comunque di subire questa pressione diretta. Devo dire che l'analisi del fenomeno sportivo presenta, soprattutto nella sua dimensione complessiva, presenta un interesse particolare per il cultore del diritto internazionale, soprattutto perché consente di valutare un fenomeno delle funzioni che sfuggono a una dimensione meramente nazionale e che però non possono essere inquadrati nei tradizionali schemi interstatuali tipici del diritto internazionale. Si collocano in definitiva queste regole nel quadro di una sorta di vita giuridica internazionale cui partecipano enti e soggetti, lo diceva già anche Giulio prima, di diverse natura ed estrazione, e vedono affermarsi nuove integrate procedure di governo condivise da una pluralità di attori. Ora, l'analisi anche dell'assegnazione dell'organizzazione dei giochi olimpici consente di vedere queste particolari caratteristiche del fenomeno sportivo internazionale nella sua dimensione giuridica. In realtà, assegnazione e organizzazione delle Olimpiadi possono essere esaminati sotto tanti profili. Profilo sportivo, economico, sociale, culturale, possono essere esaminati anche sotto il profilo giuridico, anche se sembra poi, vista questa panoramica, uno degli aspetti meno eccitanti del fenomeno olimpico. Quindi ho il compito di cercare di tirare un pochettino di sugo da questo fenomeno, soprattutto cercare di dare qualche chiave di lettura di questi procedimenti, cercando di riassumere nei 13 minuti che mancano, un procedimento che si svolge tendenzialmente nell'arco di 7 anni, una sorta di time lapse molto accelerato e che consenta di vedere cosa succede. In realtà il fenomeno è complesso anche dal punto di vista della regolamentazione. L'analisi di questo ci consentirà di vedere come in realtà i giochi olimpici, oltre che essere il prodotto di un'attività di governo, diventa anche uno strumento di governo del fenomeno dello sport. I giochi olimpici possono essere esaminati come un prodotto anche commerciale, oltre che come prodotto sportivo. Ma l'organizzazione dei giochi olimpici, anche questa vicenda della Russia lo indica, possono essere visti come uno strumento attraverso il quale l'ente organizzatore, il Comitato Internazionale Olimpico, ma anche tutti gli altri enti che partecipano al movimento olimpico, possono premere sugli stati in modo tale che questi adottino forme di governo dello sport che consentano la realizzazione dei giochi olimpici secondo quel modello che è designato dalla Carta. Quindi c'è questo duplice valenza e probabilmente anche le regole che governano l'assegnazione o l'organizzazione dei giochi olimpici possono essere viste in questo senso. Iniziamo, vediamo quali sono le regole che disciplinano il confezionamento del prodotto giochi olimpici. Il punto di partenza è fermo, i giochi olimpici sono nella proprietà, usando questo nel senso più largo, dal punto di vista giuridico, soprattutto proprietà intellettuale, non tanto proprietà nel senso di diritto reale, del Comitato Internazionale Olimpico, perché al Comitato Internazionale Olimpico spettano tutti i diritti sui giochi olimpici. Fondamentale sul punto è la regola 7 della Carta Olimpica, in cui si dettaglia, si indica specificatamente che al CIO spettano tutti i diritti relative a organizzazione, sfruttamento, marketing, ripresa e diffusione televisiva, tutto quello che attiene, cioè la commercializzazione dei giochi olimpici. E su questo presupposto poi si inseriscono tutte le altre regole che sono previste nella stessa Carta Olimpica, che poi dà
il quadro di fondo delle regole. Anche se poi in realtà la carta olimpica non è l'unico strumento, ovviamente, che deve essere tenuto in conto quando si analizza il fenomeno dell'assegnazione e organizzazione dei giochi olimpici, perché oltre che alla carta olimpica ci sono tante altre regole che diventano rilevanti, regole addirittura di diritto internazionale, cioè una convenzione internazionale sulla protezione del simbolo olimpico, ci sono poi regole nazionali, ci sono regole di organizzazione internazionale, pensate soltanto all'ingresso degli atleti e sono stati adottati anche addirittura dei regolamenti dell'Unione Europea, laddove le Olimpiadi sono avvenute in stati dell'Unione Europea. Poi ci sono delle regole di leggi locali, ci sono delle regole sportive adottate dal Comitato Internazionale Olimpico oppure anche adottate da tutti gli altri enti che partecipano al movimento olimpico. Le regole però centrali sono quelle poste dalla Carta Olimpica. Prendiamo ad esempio l'articolo 6 che definisce cosa sono i giochi olimpici. Ma l'articolo 6, già la regola 6, già un pochettino dà il conto di quali sono i ruoli dei vari partecipanti dal mondo olimpico, movimento olimpico e fine dell'organizzazione. Si dice, c'è già tutto praticamente, la definizione si dice che i giochi olimpici riuniscono gli atleti selezionati dai comitati nazionali olimpici, la cui iscrizione sia stata accettata dal CIO, e che gareggiano sotto la direzione tecnica delle federazioni internazionali. Quindi già si indica quali sono i ruoli, direzione tecnica, condizioni di eleggibilità sportiva, presentazione e poi iscrizione, che poi alla fine dipende direttamente dal Comitato Internazionale Olimpico. Poi la Carta Olimpica contiene altre regole che indicano quali sono i ruoli dei vari organi del Comitato Internazionale Olimpico che sono chiamati a deliberare in materia di assegnazione e organizzazione dei giochi. Si dice quali sono i ruoli della sessione, che poi è l'organo che decide in definitiva dove si svolgono i giochi olimpici. Si dice qual è il ruolo dell'Executive Board, del Comitato Esecutivo del CIO, che ha una attività di istruzione, ma non soltanto, perché è l'organo che detta le regole poi relativamente alla gestione della fase di assegnazione. Si prevede tra le commissioni del Comitato Internazionale Olimpico una commissione di valutazione che è chiamata appunto a svolgere un'attività istruttoria in senso lato ai fini della decisione degli altri organi circa le assegnazioni. Poi il ruolo fondamentale è dato dal capitolo 5, in particolare dall'articolo 33 e dalla regola supplementare, non so come tradurre in italiano bylaw, la regola supplementare all'articolo 33, la regola 33 della Carta Olimpica, in cui si dettaglia la procedura in cui si prevede una prima fase. È noto che ci sono due fasi, c'è cioè una fase di manifestazione di interesse delle città, poi c'è una fase di ammissione alla presentazione di una candidatura vera e propria, che sfocia poi con la elezione della città destinata ad ospitare i giochi olimpici, ed in particolare immediatamente dopo l'assegnazione la firma del contratto della città ospite, the host city contract. È sempre difficile tradurre in italiano dei termini che sono sempre utilizzati soltanto in inglese. Un contratto del tutto particolare, un contratto regolato dal diritto svizzero, che prevede la giurisdizione per la risoluzione di controversie da parte del Tribunale Arbitrale dello Sport, un contratto che è un normale strumento negoziale di diritto interno, anche se in realtà poi si prevedono una serie di obblighi che riguardano anche attività di interesse pubblicistico poste che fanno capo poi agli enti pubblici, allo Stato e agli altri enti territoriali dello Stato nel quale si trova la città ospite.
Vediamo però dettagliatamente, un pochettino più da vicino, queste regole, sottolineando come le regole attuali sono il risultato di una riflessione avviata all'interno del Comitato Internazionale Olimpico, che è sfociato poi nell'adozione dell'Agenda 2020, che ha un pochettino cercato di porre limite ad alcuni fenomeni di crescita e di costi legati all'organizzazione dei giochi olimpici. Nell'Agenda 2020 le raccomandazioni rilevanti, direi, sono le prime quattro. Sono quello, ad esempio, di disegnare la procedura di candidatura di bid come un invito, la prima raccomandazione, valutare le città che fanno questa offerta, che concorrono, valutando le opportunità e i rischi rilevanti, ridurre i costi della procedura di assegnazione, includere la sostenibilità in tutti gli aspetti dei giochi olimpici. Ora, tutto questo si è tradotto in un nuovo approccio che in questo modo si è visto anche nelle regole più recenti, che è entrato già nell'assegnazione, della quale per vari motivi preferisco non parlare, l'assegnazione dei giochi 2024, ma che si vede oggi ancora più evidentemente in quello che è la procedura attualmente in corso, che è l'assegnazione dei giochi olimpici d'inverno del 2026. In particolare il CIO ha deciso di lanciare un nuovo approccio, un approccio più cooperativo, se vogliamo, appunto alla formazione della volontà delle città di presentare una offerta o a manifestare il proprio interesse ad organizzare i giochi olimpici. Questo approccio, che è basato su un'aumentata flessibilità ed un dialogo approfondito tra il movimento olimpico, il CIO e la città intenzionata ad organizzare i giochi olimpici. In particolare si prevedono due fasi attualmente, una prima fase che è definita di dialogo ed una seconda fase che è quella della candidatura vera e propria. Nella fase di dialogo attualmente in corso, che va dall'ottobre 2017 all'ottobre del 2018, vi è una relazione tra la città, il Comitato Olimpico Nazionale di quello Stato ed il CIO per valutare i costi e i benefici dell'organizzazione dei giochi olimpici. In questa fase la città non deve assumere alcun obbligo, deve soltanto firmare un contratto, che è quello il Candidature Cooperation Agreement, un accordo di cooperazione per la candidatura, con il quale il CIO si impegna a fornire un supporto e come corrispettivo la città si impegna a riservare, a osservare una serie di piccole regole legate appunto alla partecipazione, soprattutto alla tutela dei diritti di proprietà industriale che sono intellettuale, che sono in capo al CIO. In questa fase non devono essere assunti obblighi, non devono essere presentate garanzie. Al termine di questa fase, che sarà nella sessione di Buenos Aires, mi sembra, del 2018, il congresso, la sessione del CIO, inviterà le città che sono risultate alla fine di questa fase di dialogo a presentare la propria candidatura vera e propria. Quindi ci sarà la fase ottobre 2018, settembre 2019, che si concluderà con la sessione a Milano del CIO, nella quale ci sarà la vera e propria candidatura. In questo periodo dovrà essere depositato il vero e proprio dossier, che è previsto per il gennaio del 2019, sul quale dovranno essere accompagnato da una serie di garanzie che sono state ridotte, anche ci sono soltanto 5 garanzie base, che sono poi garanzie forse in modo improprio di espressione, perché alcuni sono delle assunzioni di impegni più che una garanzia nel senso civilistico del termine. È stato ridotto il questionario
anche se in realtà sono sempre 132 domande e 34 tabelle da completare, è un, comunque un qualcosa di non immediatamente risolvibile. È un lavoro importante. Si è anche quantificato quello che sarà il contributo del CIO in questa fase di candidatura e si prevede un contributo a 925 milioni di dollari, parte in cash, parte in valore di servizi, di supporto che vengono offerti. Ed in particolare questo l'aspetto che è stato detto caratterizzare principalmente la nuova visione del procedimento, visto che siamo arrivati a 15 minuti, adesso chiudo. Questa forma di cooperazione del CIO, il quale farà una propria valutazione indipendente anche in tutte le fasi per indicare alle città quali sono le migliori soluzioni eventualmente da recepire nella propria proposta. E questo un pochettino, questo tenendo conto di quello che sarebbe il vantaggio, lo sviluppo futuro della città. Si vuole cioè che i giochi olimpici corrispondano a dei programmi a lungo termine che sono a prescindere, posti in essere a prescindere dal fenomeno dell'organizzazione del singolo evento olimpico, in modo tale che i giochi olimpici corrispondano a queste esigenze di fondo. Poi magari le esigenze di fondo sono anche determinate alla fine dal fatto di dover organizzare i giochi olimpici, in modo tale che ci sia una specie di circolo virtuoso per cui l'organizzazione dei giochi olimpici vada a determinare una nuova visione politica dell'attività sportiva nello Stato, ma che ci sia dunque un inserimento del fenomeno olimpico in quello che è una politica di lungo termine dello Stato. Non parlo degli altri aspetti legati ad esempio alle politiche di repressione del doping, che sono molto importanti, anche per non parlare esattamente soltanto di questa vicenda russa, ma certamente anche la politica antidoping deve essere diventare una parte importante della politica dello Stato nel quale i giochi olimpici dovranno svolgersi. In definitiva, questo, con tutti gli aspetti di corrispondenza dei giochi a quelle che sono le politiche di lungo termine, determina appunto questa possibilità di vedere i giochi olimpici come un'opportunità, uno strumento attraverso il quale il Comitato Olimpico, il Movimento Olimpico possa premere sugli stati, sulle città, sui comitati nazionali olimpici, in modo tale che si abbiano delle forme di governo, ma non soltanto dello sport, di governo più in senso ampio, che corrisponda alla realizzazione di questo ideale olimpico. I giochi olimpici sono alla fine, se vogliamo, dal punto di vista strettamente giuridico, un fenomeno privato, ma sarebbe perché si basano su un contratto di diritto privato, si realizzano con strumenti privatistici, ma ridurre tutto questo alla dimensione privatistica è forse eccessivo. Qualcuno ha detto che i giochi olimpici sono un bene pubblico globale, se usiamo la terminologia soprattutto di chi mi sta seduto di fianco, il che giustifica un pochettino quella idea di vedere in tutti questi procedimenti che sono governati da strumenti di diritto privato dei modelli organizzativi che sono tipici di alcune funzioni pubblicistiche, manifestazioni di interesse, procedure concessorie, modelli concessori di organizzazione di attività, il che ulteriormente si spiega e ben combacia con questa idea dei giochi olimpici dell'assegnazione come un qualcosa che vada ad incidere sul governo dello sport, ma non soltanto, il che maggior ragione richiama la necessità di strumenti e di metodi che hanno una valenza non soltanto privatistica, ma che sfociano in modelli di carattere pubblicistico. E qua, con 2 minuti di ritardo, posso chiudere. Grazie.